Benvenuti ad una nuova puntata di manutenzione di GSEN Italia. Oggi faremo lo spurgo dei freni idraulici su un sistema Shimano Durace serie 9100. È un'operazione che non ho mai fatto, quindi vedremo con voi quanto è complicata nella realtà, passo dopo passo. Via con la puntata. Ho qui con me un kit di spurgo di Park Tool, specifico per freni idraulici. Qui troviamo tutte le cose necessarie per fare lo spurgo dei freni, oltre naturalmente agli utensili classici di cui c'è sempre bisogno. Iniziamo con le cose semplici che so fare. Quindi togliamo il pin di sicurezza delle pastiglie dei freni e togliamo proprio tutte le pastiglie. Non perdetelo questo, mi raccomando. Questa ovviamente è anche una buona occasione per controllare lo stato delle pastiglie. Generalmente quando si fa lo spurgo sarebbe buona cosa anche cambiarle se sono un po' usurate. Andiamo a inserire questo strumento che terrà aperti i pistoni, tenendoli bloccati anche quando andremo ad agire sul freno. Prima però apriamo i pistoni in modo da farlo passare. E lo blocchiamo con la vite che teneva ferma le pastiglie in modo da essere sicuri che non si muova durante l'operazione. Nel kit è presente anche il portasiringa, uno strumento che si rivelerà molto utile dopo quando andremo ad applicare la siringa tenendo tutto fermo, lasciandoci la mano libera. Lo mettiamo in posizione. Ora abbassiamo un pochino la bici perché dobbiamo andare ad agire sulla leva. Il tappo di chiusura superiore del circuito idraulico è sicuramente nella zona della manopola, varia in base al comando, al sistema cambio freno che utilizzate. In questo caso è in posizione centrale, che forse è la più scomoda da raggiungere. In altri casi si può trovare all'inizio della manopola o nella posizione più alta. Questa è una posizione un po' particolare anche perché il serbatoio dell'olio rimane in un punto un po' più alto rispetto al tappo, quindi bisognerà stare attenti con le bolle come vedremo dopo. Chiave a brugola da 2 e andiamo ad aprire. Ora bisogna montare il bicchierino. Esistono quelli originali di Shimano oppure si possono trovare anche all'interno di questo kit Park Tool con il loro tappo. Prima però bisogna mettere l'adattatore che andrà a collegare il bicchierino, che ha una filettatura standard, con la nostra manopola, che avrà una filettatura diversa per ogni modello. Ci sono infatti tantissimi tipi di adattatori, ognuno si adatta appunto a una manopola diversa. In questo caso usiamo questo, che è quello specifico per il Durace serie 9100. Andiamo semplicemente ad avvitarlo. E poi ci avvitiamo sopra anche il bicchierino. Ora, che angolo far tenere alla bicicletta? Ovviamente al manubrio, che è la cosa più importante. In questo caso abbiamo un manubrio integrato, quindi se vogliamo cambiare l'angolo dobbiamo girare tutta la bicicletta poco male, altrimenti bisogna aprire le due viti in modo da girare sul manubrio e l'operazione rimane più veloce. Sulle manopole Shimano è presente una specie di rettangolo con una freccettina che indica l'inclinazione che deve avere la manopola per essere considerata neutra, quindi per poter iniziare l'operazione di spurgo. In questo caso è questa l'inclinazione, non dobbiamo mettere per forza il bicchierino in verticale, bisogna seguire l'inclinazione riportata sulla manopola. Mettiamo un pochino di olio nel bicchierino per evitare che entri aria nel circuito. Mi raccomando, l'olio deve essere quello specifico, in questo caso Shimano minerale. Non confondete mai l'olio minerale con quello sintetico, mi raccomando. Ora è il momento di usare le siringhe, ce ne sono un paio in questo kit, bisogna prendere anche il tubicino di gomma corretto, ce ne sono vari. Io ho preso questo con un'entrata libera aperta, questo è uno strumento che permette di allargare e stringere il tubicino in modo da tenerlo fermo sull'uscita poi del freno, questa invece è semplicemente una pinza che lo chiude se c'è bisogno e questo serve per collegarlo alla siringa. Andiamo a riempire la siringa per tre quarti, quasi completamente. Sarà l'olio che poi andrà nel circuito spingendolo dal basso verso l'alto. È importante far uscire l'aria da qui in modo ovviamente di non far entrare aria nel circuito e in secondo luogo sapere che tutto l'olio che stiamo inserendo è pulito e non andremo ad aspirare l'olio vecchio per poi rimetterlo in circolo. Andiamo ad aprire il circuito. Qui c'è un gommino che tiene chiusa la valvola di sfogo dell'olio. Questa valvola può essere in vari punti della pinza, in questo caso nel punto basso, ma può essere anche qui in alto, dipende essenzialmente dal modello.
togliamo questo gommino, facendo attenzione a non romperlo perché è molto delicato, lo rimuoviamo completamente, occhio a non perderlo. Poi prendiamo una chiave inglese da 7 e la mettiamo in posizione. In questo caso non entra, quindi utilizzeremo la parte aperta. E poi andiamo a fissare la nostra siringa. Ricontrolliamo che l'olio arrivi veramente fino alla fine del tubicino di gomma e andiamo a inserire il tubicino nel punto di sfogo del freno. Ok, a questo punto portiamo vicino il bloccatubo alla nostra estremità in modo da tenerlo più controllato e poi fissiamo la siringa sul portasiringa, che torna veramente utile. Apriamo di mezzo giro la valvola e ora è tutto in comunicazione. Spingendo la siringa faremo uscire, metteremo olio nuovo nel sistema e spingeremo l'olio vecchio verso il bicchierino, quindi mi aspetto di vedere qui un po' di olio sporco e delle bolle. Vediamo se eravamo messi così male o tutto sommato era accettabile la situazione. Facciamo con delicatezza e teniamo premuto il tubo di gomma contro il freno. Primo errore di inesperienza, ho messo troppo olio all'inizio nel bicchierino, adesso è quasi pieno, però sta ancora uscendo olio vecchio di un colore diverso, quindi vado a richiudere il sistema, svuoto il bicchierino e ricomincio. Ovviamente l'olio esausto buttatelo in un contenitore che poi portate in discarica nei posti dove deve essere smaltito, insomma, non buttatelo nel lavandino o nel water. Anche la siringa ha quasi finito l'olio, quindi vado a fermarla, tolgo la siringa e vado a mettere dell'altro olio qui. Fiera delle bolle. Dopo un paio di svuoti e riempi direi che ho ottenuto un olio pulito sopra uguale a quello che sto inserendo, quindi il circuito è stato pulito, tutto l'olio dentro è fresco e nuovo. Prima di premere chiudiamo, se no facciamo un disastro. Premendo vedo che non escono più bolle dell'aria. Per sicurezza adesso andiamo a muovere la bici in modo che eventuali bolle nascoste sopra o sotto il serbatoio dell'olio escano nel bicchierino. Allora, sensazione di lunghezza della leva e pastosità non è male, sembra giusta. Ho visto che qualcuno fa una cosa, mette un pochino di vuoto qui all'interno, quindi tira un po' la siringa, poi frenando apre velocemente qui e poi chiude e poi ricomincia a frenare. In questo modo dovrebbero eliminarsi proprio le ultime bollicine o spazi vuoti presenti. Infatti la frenata è tornata ad essere della lunghezza giusta. È una cosa che va aperta proprio un attimo e poi chiuso in modo da non far uscire troppo olio. Ovviamente deve esserci olio sopra, sennò si imbarca dentro aria. Direi che ci siamo, andiamo a togliere tutto nell'ordine corretto che abbiamo già chiuso, tiriamo bene per sicurezza. E stiamo attenti a non sporcare ovunque adesso. Considerazioni finali sul mio primo spurgo dell'olio dei freni. Allora, non è una roba facilissima, considerate poi che io ho la migliore attrezzatura che c'è in giro, tutto il kit part tool, anche questo che è utilissimo, che tiene fermo il manubrio, e non è proprio una cosa facilissima. Se non siete molto in gamba vi consiglio comunque di farlo fare dal meccanico, anche perché stiamo parlando dei freni, che sono una cosa molto importante. Se invece avete una bicicletta su cui volete provare a metterci un po' le mani, sperimentare, vedere come funzionano le cose, sapendo che poi potrebbe essere rischiosa perché non frena, fatelo pure, ricordatevi però che i freni sono una cosa importante, devono funzionare sempre bene. Io credo di aver fatto un buon lavoro, la frenata è giusta, adesso proverò a montare la ruota anteriore a vedere come funziona, però direi che ci siamo. L'olio all'interno era abbastanza sporco, anche se non sporchissimo, quindi andava fatto questo spurgo, anche questa bici ci ho fatto un po' di chilometri, tanto tempo che la uso. È un'operazione che secondo me va fatta nel momento in cui vi accorgete che tirando la leva del freno si allunga la corsa e la frenata non è più così bella, decisa e secca come quando avete comprato la bicicletta nuova. Se questo video vi è piaciuto e vi è stato utile, mettete un bel like, iscrivetevi al canale, seguite anche la playlist di biomeccanica e manutenzione dove ci sono tantissimi di questi video, e arrivederci alla prossima puntata. Ciao!
Nel kit è presente anche il portasiringa, strumento in voga negli anni 80, soprattutto nei dintorni di Berlino. Andiamo ad aprire. No. Cerchiamo di far uscire tutta l'aria dalla siringa, come quando fate le punture a vostra nonna di Muscoril che si blocca a letto.